Buon pomeriggio, io vengo da Genova e voi sapete quelle faccende che mettiamo sempre in giro, no? Io dovrei presentare qui la mia faccenda triste con una lacrimuccia, perché il nostro sindaco, che era giallo, è diventato renziano, neoliberista. È partito bene ed è arrivato che ci voleva anche vendere l'azienda di smaltimento del rifiuto. L'hanno lasciata in stand-by e alla prossima amministrazione al miglior offerente per svenderla all'IRE, che voi sapete è una multinazionale che sta facendo affari e che sta tagliando i dividendi mettendoci dentro la Tari. Io ho già segnalato questa indecenza, che una tassa obbligatoria si trasformi in dividendo. Qualche giurista mi dirà come possono farlo e se si può metterci, diciamo, riparo. L'altra che stanno combinandoci, avevamo il mercato ortofrutticolo, un enorme spiazzo, grandissimo. In questo momento a Umau, l'ultimo 2 mesi, prima noi andiamo a votare l'11 di giugno, hanno fatto una delibera di giunta che è stata misteriosa, non è passata né in consiglio comunale né fatto sapere a quello del municipio, al presidente del municipio dove si trova questo, che poi è nel mio, e il sindaco era assente, l'assessore, che è un universitario, assente, e l'assessora ai diritti e alla legalità assente. Sono rimasti solo quelli del PD. Voi potete immaginare che forse c'è di mezzo di nuovo un business, perché lì ci vogliono fare un financial project svenduto di nuovo al privato. Hanno fatto anche di meglio, no? Siccome voi sapete che a Genova intanto noi abbiamo il Bisagno che è andato esonda, improvvisamente esonda, e quella era una zona esondabile. Sono riusciti a fare uno scolmatore che ancora è progettato, ma già hanno fatto in modo che non sia più esondabile. Insomma, noi abbiamo una classe dirigente che da, voglio dire, amici del popolo sono diventati nemici del popolo. Quindi l'11 di giugno noi abbiamo presentato una lista civica che non posso dire di rappresentare, ma alcuni dei nostri candidati sono in una lista cosiddetta civica, ma diciamo, Luigi, quasi, il tempo è quasi scaduto. Una lista civica che fortunatamente ha messo insieme tutto quel possibile della sinistra più i movimenti di base notave. Abbiamo fatto la prova generale che nel prossimo anno dovremmo attuare per una grande corale forza politica che si contrappone con manifesto la Costituzione, che siamo qui per rappresentare, e mandare a casa questi delinquenti della politica. Grazie.